Piccolo sfogo personale. Sono molto arrabbiato, ma tanto arrabbiato, e anche deluso, molto deluso. Sabato sono iniziati gli stati generali e questi cosa fanno? No, dico cosa fanno? Non mi hanno invitato. Ma scherziamo? Pretendete di fare gli stati generali senza di me? Senza cinicus? Gli stati generali, l'evento glamour dell'anno. Grandi titoloni sui giornali, tutti presi nella solita gara dello slurp e nessuno che parlerà di Cynicus. Non si fa così. Un evento straordinario, unico nel suo genere, dove si stanno trattando le future politiche economiche dell'Italia e io non sarò presente. Che incredibile mancanza di gusto. Evento unico nel suo genere, sicuro. Io sapevo che la sede prevista dalla Costituzione per parlare di politiche economiche del governo fosse il Parlamento, ma si sa, io sono uno all'antica. Sai, quella vecchia struttura un po' vintage dove siedono i rappresentanti di quella cosa un po' bruttina, sporca, chiamata Popolino. Probabilmente non la si è ritenuta una sede opportuna, d'altronde, fra cotanti ospiti illustri, manager, prenditori, archistar. Ci hanno degnato della loro presenza anche Ursula von der Leyen, Cristalina Georgieva e Christine Lagarde. I giornali si sono sperticati sui nomi, concentrandosi sui nomi, così il riferimento non è subito chiaro e si evita che qualcuno cominci a porsi strane domande. Le tre grazie, si fa per dire, sono la presidentessa della Commissione europea, la presidentessa della BCE e la capa del Fondo Monetario Internazionale. Un bel trittico, se piace il cubismo. Il suo nome in realtà è Troika, si chiama Troika. Queste tre grazie sono le rappresentanti della Troika, ospiti d'onore degli Stati Generali. Le conferenze stanno avvenendo rigorosamente a porte chiuse, la novità dell'anno. D'altronde, devono solo discutere del futuro di tutti noi. Adesso ci mettiamo anche a fare la diretta streaming, non lo so, insomma, un po' di delicatezza. Noi del Popolino nel frattempo potremo fruire di qualche breve riassunto di queste riunioni elaborato a cura dello spin doctor ex Grande Fratello, un riassunto condito da un po' di supercazzole e qualche frase di circostanza, ovviamente. Per quello che ne sappiamo, possono aver passato questi giorni a parlare di calcio, di donne, di uomini, ingozzandosi di pizzette, spritz e mojito come se non ci fosse un domani. Insomma, tutta la crème della crème riunita in una conferenza segreta, come i massoni. Curioso come Villa Pamphili, dove si stanno svolgendo gli stati generali, si trovi a due passi da Villa Medici del Vascello, che è sede ufficiale della Loggia del Grande Oriente. Ma sono sicuro che si tratti di una pura coincidenza, come il piano di rinascita Italia elaborato dal Presidente del Consiglio e dal suo governo. Io sono abbastanza anziano da ricordare la P2 di Licio Gelli e il suo piano di rinascita democratica, ma queste sono solo congetture, parto della mia mente cinico-gomblottista. Se per questo ricordo anche di persone che propugnavano la democrazia dal basso, le dirette streaming. Come cambiano le persone. Dalla diretta streaming alla loggia, il passo è breve. Vabbè, fine dello sfogo personale. Il tema di oggi non sono gli stati generali, o meglio, lo sono forse in maniera marginale. Oggi ti parlerò di titoli di Stato, anche un po' di meccanismo europeo di stabilità e di recovery funds, ma soprattutto di quali possibili soluzioni poter mettere in campo per non farsi piallare dalla recessione in arrivo. Meccanismo europeo di stabilità e recovery fund, che poi sarebbe la prosecuzione del MES con un altro nome, ti ho già parlato nei miei precedenti video. Ma la domanda che mi pongo oggi è: ma davvero sono così necessari, così indispensabili, come dicono i giornalini? Giornalini e blateratori televisivi ritengono che il meccanismo europeo di stabilità, il MES o il Recovery Fund, siano l'unica soluzione possibile, quando si dice la finestra di Overton. Pensare di utilizzare il MES per frenare la crisi in arrivo è una boiata pazzesca, anzitutto perché garantisce solo 36 miliardi di prestiti. 36 miliardi si possono raccogliere in mezza giornata in una normale asta di titoli di Stato. La domanda è allora: perché desiderano farseli prestare a tutti i costi? Questi due strumenti servono anzitutto per strozzare definitivamente l'economia italiana, ridurre lo Stato in poltiglia per poi svuotarlo completamente. Servono per imbrigliare i prossimi governi, semmai ce ne saranno altri, a evitare qualche
improvvisa tentazione di uscita dall'euro, essendo entrambi, sia il MES che il Recovery Fund, rimborsabili solo in euro, diventeranno di fatto non rimborsabili. E poi servono anche per inchiodare i prossimi governi ai ricatti della troica dei mercati finanziari, legati mani e piedi, come si dice. Ovviamente questa è una mia ipotesi personale. A mio avviso non è più pensabile oggi perseverare ostinatamente nelle politiche neoliberiste che hanno come cardine la scarsità di moneta e il debito. Però la realtà è che siamo in crisi sanitaria, è vero, siamo in crisi economica, verissimo. Ci servono molti, molti soldi e ci servono per l'altro ieri, assolutamente vero. Chiedere i soldi al MES significa inoltre dichiarare al mondo, è scritto sullo statuto, che si è fuori dai mercati, con tutte le nefaste conseguenze del caso. Si dice che senza il MES e il Recovery Fund non ce la potremo fare. È un ballone clamoroso. E anche i mercati lo sanno, perché gli investitori sono là fuori, in coda, per comprare i titoli di Stato italiani. All'ultima asta di BTP sono stati venduti circa 22 miliardi di BTP a fronte di una richiesta di prenotazioni per 100 miliardi. Sì, hai capito bene, hanno prenotato 100 miliardi, ma lo Stato ha deliberatamente messo in vendita solo 22. Certo, per forza, altrimenti come giustifichi la richiesta di aderire al MES o al Recovery Fund? Immagina, che so, di avere un negozio di abbigliamento. Fuori una coda di clienti facoltosi che non vedono l'ora di spendere da te. E tu cosa fai? No, vendo solo 4 paia di jeans, poi se proprio mi mancano i soldi vado a chiederli allo strozzino. Geniale! Recovery Funds, che per inciso è ancora tutto sulla carta, i suoi prestiti sono condizionati alla presentazione del Piano Nazionale di Riforme che avverrà entro aprile 2021 e se verrà accettato la prima tranche arriverà a fine 2021. Non pensare che ti diano i soldi tutti cash pronta cassa, si danno a rate e ogni rata è vincolata a una serie di progetti di riforme decisi dalla Commissione Europea, che risponde a logiche franco-tedesche. Progetti e riforme che tu, Stato italiano, devi portare a termine, altrimenti non vedi i soldi. Le riforme strutturali ambiziose. Traduco in italiano la frase riforme strutturali ambiziose. Deflazione salariale, consolidamento fiscale, tagli lineari ai servizi pubblici, sanità, scuola, servizi ai cittadini, un bel ritocco magari a ribasso ovviamente delle pensioni, una bella patrimoniale, magari con un nome inglese così non si capisce una mazza, oppure si aumenteranno le tasse europee in modo da dare l'impressione che sia colpa di qualcun altro, che noi non c'entriamo nulla. Che so, potranno chiamarle diesel tax, covid tax, cippalippa tax. I soldi del MES sono prestati, sì, a condizionalità ridotte, si dice, solo per fronteggiare le spese inerenti l'emergenza sanitaria. Ad esempio, prendo i soldi dal MES, ok, devo comprare tot sistemi di terapia intensiva o magari 2 quintali di vaccini, ok, prima devo chiedere il permesso alla commissione che valuta il tutto e poi ti dà l'ok, va bene, tutto a posto, puoi spendere la cifra concordata. Ipotesi 2, prendo i soldi dal MES o dal Recovery Funds, voglio migliorare il servizio della sanità pubblica e quindi decido di assumere medici, infermieri, giovani, chiedo il permesso. E no, così non va, figlio mio. Non ti abbiamo dato i soldi per questo, Gioia Santa. Quelle si chiamano spese correnti. E poi non ti abbiamo detto di fare le riforme strutturali, caro. Sono quindi tutti tuoi. Punto. I BTP. La BCE ha ampliato il suo quantitative easing a 1.350 miliardi. Questo significa che sta comprando da tutti gli stati dell'Eurozona a man bassa e sta facendo almeno per il momento un buon lavoro. Sta comprando i titoli di Stato andando in deroga ai limiti, perché ha una serie di limiti sia come quantità che come qualità del prodotto, ma è una cosa temporanea, scadrà probabilmente a dicembre. In realtà noi italiani avremo delle ottime carte in mano, ma non lo sappiamo. Anzitutto la richiesta pazzesca di BTP all'ultima asta significa che i mercati riconoscono che il debito italiano è sostenibile, quindi
sarebbe il caso di approfittarne, ma con equilibrio, perché anche i titoli di Stato sono soggetti a una serie di rischi. In primo luogo finiscono sui mercati internazionali, quindi sono soggetti alle loro fluttuazioni e relative speculazioni. Oggi i titoli di Stato italiani sono posseduti nella stragrande maggioranza non più dal popolo italiano, bensì da società di gestione del risparmio, fondi pensione, banche private, polizze. Inoltre sono soggetti alla normativa sulle clausole di azione collettiva, che consentono ai signori che ti ho appena citato di intervenire sui tassi, sulle scadenze, sui rimborsi in qualsiasi momento, modificandoli a loro piacimento. La soluzione ideale sarebbe quella di iniettare direttamente liquidità nel sistema, come sta facendo la Federal Reserve americana, che ha già stanziato qualcosa come 2.000 miliardi, mi sembra, o la Bank of Japan, che ne ha già erogati 1.700. Iniettare liquidità direttamente nel sistema verso l'economia reale, non più nella fanta finanza. Noi dovremmo farlo senza far schizzare troppo in alto il debito pubblico. Un tale Mario Draghi, che di queste cose pare ne mastichi un pochino, in un suo editoriale di un paio di mesi fa sul Financial Times lo ha detto chiaro e tondo: le banche devono agire come veicoli per conto del governo. Il governo deve influenzare e indurre le banche a erogare il credito. Le banche italiane attualmente, anche con le garanzie al 100% dello Stato, hanno erogato solo il 50% delle risorse. In Italia purtroppo abbiamo un sistema bancario che il credito lo taglia invece di ampliarlo, come ha fatto la Francia, che lo ha praticamente raddoppiato del 100% del PIL. In Italia c'è un fenomeno che viene conosciuto come credit crunch. Vuoi per una visione che mette la scarsità di denaro al centro e preferisce dirottarlo verso la fantafinanza che rende anche di più? Vuoi anche a causa di tonnellate di norme e regolamenti che rendono l'erogazione dei finanziamenti del credito al consumo molto difficili? Qui bisogna rimuovere l'ingorgo e aprire i rubinetti. Bisogna pensare in maniera laterale, quindi soluzioni nuove per situazioni nuove, e non perseverare continuamente con soluzioni vecchie che hanno dato prova evidente negli anni di non poter funzionare. Una possibile soluzione? Ce l'abbiamo in casa e abbiamo anche un asso nella manica. Banca pubblica, conto di risparmio, moneta fiscale. La moneta fiscale cos'è? Lo Stato emette dei crediti fiscali per ogni fattura che emetti, che puoi usare negli anni, li puoi negoziare, li puoi cedere a qualcun altro, oppure possono essere addirittura scambiati all'interno di una piattaforma apposita. Si creerebbe in questo caso una nuova forma di denaro, la moneta fiscale, senza debito e senza violare i trattati. Per il momento è confinata all'edilizia, da lì si potranno tirare su 30-40 miliardi. È una inizio di soluzione, ma è comunque molto parziale. La banca pubblica, creare una banca pubblica in cui i cittadini potranno aprire i loro conti e depositare i risparmi, che si trasformerebbero in un grosso BTP, conto corrente appunto di risparmio. Però in questo caso il conto corrente sarebbe garantito completamente dallo Stato, che non avrà più il limite dei 100.000 euro e non sarà soggetto alle normative sul bail-in, che sono quelle regole che impongono a un istituto che abbia un buco di tapparlo prendendo i soldi direttamente dai clienti, azzerandogli gli investimenti fino ad aggredire direttamente il conto corrente. Un conto corrente di risparmio sarebbe remunerato anche con un certo interesse. In questo modo lo Stato offrirebbe un prodotto molto più vicino alle famiglie, al tempo stesso riuscirebbe a ottenere tutte le risorse necessarie per autofinanziarsi. In pratica il denaro attualmente fermo sui conti correnti diventerebbero dei grossi BTP, di cui comunque il cliente può usufruire in qualsiasi momento e utilizzare il conto corrente con la sua bella carta di credito, il suo bel bancomat, come un normale conto corrente di tutti i giorni. In questo modo si evita la finanziarizzazione del debito pubblico, perché i possessori del debito saremmo noi, cittadini, e non più organismi privati internazionali che rispondono ad altre logiche. È vero che si trasforma sempre in debito pubblico, ma non sarebbe un problema, in quanto questo debito non ha scadenza ed è tutto all'interno del circuito italiano. Nasce e muore in Italia. Nulla è in mano agli speculatori esteri. Il debito pubblico è un problema quando finisce in mano a soggetti esterni, fuori dai confini nazionali. Infine, l'asso nella manica. Pensa che solo in liquidità fermi sui conti correnti italiani ci sono 1.500 miliardi, fonte Banca Italia. Poi abbiamo altri 400 miliardi fermi sui conti deposito,
Poi fra polizze, fondi di investimento, ETF, conti esteri, insomma, si arriva tranquillamente a una massa di 4.000-4.500 miliardi di risparmio privato che gli altri paesi non hanno. Quindi quei 1.500 miliardi fermi in liquidità che non vengono utilizzati potrebbero essere trasferiti in un conto di risparmio presso una banca pubblica, trasformarli in un enorme BTP da 1.500 miliardi. In questo caso, da un lato, lo Stato riuscirebbe ad avere tutte le risorse necessarie per fronteggiare la crisi, dall'altro il cliente sarebbe remunerato, al contrario di oggi che i conti correnti non danno nessun tipo di interesse, ci sono solo spese, e poi potrebbe tranquillamente utilizzare il suo denaro come un normale conto corrente. Inoltre, questo debito pubblico non ha scadenze e quindi potrebbe essere gestito in maniera molto più agevole. Abbiamo tutti gli strumenti e tutta la liquidità necessaria per poter uscire da questa spirale negativa della recessione e della depressione senza chiedere nulla a nessuno e senza farsi dare ordini da nessuno. Ma i nostri governanti illuminati hanno deciso di prendere i soldi a strozzo in prestito, salvo poi emettere titoli di Stato, quindi emettere ulteriore debito per restituire il debito precedente, contratto prima con organizzazioni semi-private. Non è per gufare, ma è un fatto storico acclarato. L'ultimo tizio che convocò gli stati generali ha avuto una molto brusca interruzione di carriera. Hai visto il video fino a qui senza svenire? È fantastico! Allora adesso ti iscrivi al canale, clicchi sulla campanellina, così non ti perderai i prossimi. Che il cinismo sia con te!